significa semplicemente fare le cose anziché dirle. Budget. È un buon modo per dire truffa in broglio. Autodistruzione. Svolgere la propria attività in proprio. L'imprenditorialità è che voglia di fare, voglia di rischiare, ambizione di realizzare un progetto. Allora, guarda, io faccio il giornalista. Ho iniziato a scrivere di questo tipo di cose, però non di questo mondo dell'innovazione, però non mi era sufficiente. Adesso sto facendo cose per aiutare le imprese. Non sono ancora un imprenditore, però mi sento che a parlare con questi nuovi imprenditori, con queste start-up, di contribuire anche con fatti, con eventi, con supporto, con relazioni ad aiutarli. Questo non è un'impresa, però diciamo che non mi limito a scriverne, ma cerco anche di farne. Questo può essere imprenditorialità e soprattutto che aiuta imprenditorialità innovativa di giovani. Un giorno magari sì. Sono ancora all'università, non ho idea ancora di... Non sono direttamente io imprenditore, però lavoro in azienda, abbiamo un'azienda familiare. Ma io credo che in tutti i settori si possano trovare nicchie di grande successo, anche in settori vecchi. Energie alternative, sicuramente, sì. E cibo. Un momento di crisi sicuramente tira molto il gioco d'azzardo e la ristorazione, perché bene o male tutti devono mangiare e bere, insomma, e quando va male la gente prova, che ne so, la fortuna, gratta e vinci, poker, cose simili. Amo e conosco il settore di internet. Se dovessi dire a una persona che mediamente ha sotto i 40 anni dove si possono fare i soldi e fare delle imprese, sicuramente nel campo del digitale, delle reti, dell'internet. Beh, insomma, oggi quello che noi vediamo oggi è una forte attività di ricerca, di imprenditorialità, di innovazione in tutto quello che riguarda l'ambiente, no? Quindi parliamo del famoso clean tech, cioè qualsiasi cosa, che sia l'energia o che siano altre soluzioni, ma che aiutino a pensare al nostro mondo in maniera diversa, no? Fra 10 anni. Poi evidentemente il mondo internet è un mondo assolutamente ancora all'inizio, nonostante siano ormai 20 anni che ci lavora dentro, ma probabilmente ancora molto da fare c'è. Quindi questi sono i due macro aree, macro settori su cui noi vediamo anche innovazione e imprenditorialità. Quelli dei settori informatici, mi viene in mente Bill Gates. A dire la verità non mi intendo molto di questi argomenti. L'unico che mi viene in mente è il fondatore di eBay. Quello che ha fatto dei Macintosh. Sì, il direttore di Microsoft. Ron Jeremy. Ma, il signore delle Geox che si è inventato le scarpe bucandole. Credo che manchi la fusione tra le nuove imprese e il mondo imprenditoriale. In Italia ci sono mancati un po' i grandi imprenditori che vediamo in America, no? I fondatori di Microsoft, di Google, di YouTube. Sicuramente un atteggiamento culturale, cioè l'università è gerontocratica, è comandata da anziani, così come anche purtroppo il governo, diciamo, il Parlamento, insomma, le posizioni di potere in Italia sono in mano a una classe, diciamo, che ha 30 anni di più di età media rispetto all'equivalente inglese. Se è assolutamente normale, anzi è assolutamente normale vedere un amministratore delegato di una grossa società inglese che ha 35-40 anni, è molto improbabile e difficile in Italia. È assolutamente normale pensare che un professore universitario abbia mediamente 30-40 anni, è molto difficile pensare di avere una classe, diciamo, di insegnanti che ha un'età media nell'università italiana più o meno di 60 anni. In Italia gli imprenditori italiani ci sono, la cultura dell'imprenditore italiano però è una cultura chiusa.
l'approccio anglosassone all'impresa è diverso, cioè c'è già subito la voglia di farla crescere e di venderla di fatto, di uscire. In Italia l'impresa familiare, imprese di successo come Seven raccontava prima, però sono sempre loro, sono lì e a volte hanno rinunciato ad accelerare la crescita per non far entrare una... Quindi, cosa manca? È una cultura che piano piano si deve trasformare.